È tornato il veterano, benvenuto, ciao. Ciao Fabio, scusate per il ritardo, e quindi faccio venia, ma questi giorni, questa settimana ho avuto un frullatore in testa, quindi ritorno più carico però di prima. Grandissimo carico, capita a tutti di avere dei periodi in cui veramente non ci si può essere neanche sui social. Allora, partiamo subito. La giornata è la 25, ne abbiamo persa qualcuno, ma da qui a fine campionato torniamo a raccontare un campionato bellissimo, soprattutto per noi interisti dopo tanto tempo. Allora, partiamo. Venerdì 16 c'è Torino-Lecce alle 19. Subito al via, è un Torino bello carico, secondo me questa la vince. Il Lecce è un po' in flessione, ma un po' con la pancia piena per i risultati, ma deve stare attento il Lecce perché non deve essere invischiato. Un match classico alla Juric, gol senza subirne, quindi dovrebbe essere 1-2-0 per quanto riguarda il Torino. Vedo molto bene Bellanova in forte ascesa, quindi un assist per lui. 1-0, Bellanova assist e gol di Zapata. Ti chiedo una pillola su Lecce perché poi la settimana prossima l'Inter va a Lecce. Forte calo, il montenegrino Kristovic è in forte discesa dopo l'inizio sprint, un po' imballata dietro. Strefezza al Como. Dorgo avevamo sponsorizzato tanto, sta uscendo bene, ma non così tanto da avere gli strappi a sinistra. Infatti, giocherà a gallo titolare e quindi un Lecce deve essere un po' meno timido. Però questo match è complicato, ma chiaramente contro l'Inter sarà davvero, davvero complicato perché l'Inter è di fatto oggi una schiacciasassi in Serie A. Ed è proprio dell'Inter che parliamo adesso contro la tua Salernitana che ha fatto 13 punti, disperata la situazione Inter-Salernitana alle 21 a San Siro. Qua è proprio situazione disperata, testa coda, è una partita da non fallire, ma sicuramente Simone non la vorrà fallire. Forse ballottaggio Bissek Pavard a destra e forse anche sulle fasce con Dumfries e Carlos Augusto. Detto questo, la struttura è più che solida, quindi qua deve fare gol per tempo, quindi dico 2-0. Perfetto, non aggiungo altro. Domani, sabato, anche per i fantacalcisti, anche per i gol, anche per chi vuole sapere come finirà, abbiamo già dato due risultati. Domani, tre partite. La prima è Napoli-Genoa alle 15. Tanta polemica per Osimhen che non si risparmia mai, sono diversi anni ormai che Mamma mia. questi viaggi in Coppa d'Africa sono sempre un tormento, perde la coincidenza, quindi non sarà secondo me titolare, ma secondo me anche pochi minuti in campo. Una Napoli che ha tante rotazioni sugli esterni, ma Mazzarri le utilizza poco. Sto vedendo molto bene in crescita Lindstrom, quindi puntiamo su di lui. Potrebbe essere una partita con gol, dico 1-1, in gol Para, in gol Gudmundsson, due grandi talenti. Grazie anche per i marcatori, segnateveli. Hellas Verona Juventus domani alle 18. La Juventus, vedendola più volte in queste ultime settimane, ho visto un'involuzione, insomma, ha tremato un po' davanti appunto allo scontro scudetto e con l'Udinese non mi è piaciuta, sinceramente. No. Meglio con l'Empoli, ma con l'Udinese non mi è piaciuta. Va a Verona, sarà una mezza trappola, un Verona che si guiderà molto col 4-2-3-1. Dico davanti di poco la Juve 1-2, ma soffrendo. In gol Chiesa che però non sta rendendo al massimo, complice credo anche la situazione contrattuale. Tra l'altro il Verona ha pochi punti in meno dell'Udinese, proprio perché l'Udinese ha sbancato lo stadium. Atalanta-Sassuolo invece con un Sassuolo che anche noi dovremmo incontrare il 5 maggio, c'è Sassuolo-Inter e potrebbe essere scudetto, invece l'Atalanta viaggia per il sicuro, insomma, in direzione quarto posto. Atalanta-Sassuolo domani sera. Sì, qua non ci dovrebbero essere storie sulla partita con De Ketelaere, ma anche e soprattutto Miranchuk che è ritrovato, quindi avanti Koopmeiners, Miranchuk e De Ketelaere, un trio fantasia incredibile. Dico che l'Atalanta vince senza subire gol, 3-0 in gol questi tre, Koopmeiners, Miranchuk e De Ketelaere. Ancora Chinerino. Domenica finisce tutta la Serie A perché poi settimana di nuovo di coppe. Sei pronto? La prima partita unisce Sinisa. Lazio-Bologna 12:30. La Lazio non pensavo, onestamente, in Coppa Campione ha fatto bene, 1-0 è un risultato discreto se non ottimo, quindi affronterà un Bologna sicuramente in forma, anche il Bologna ha avuto impegno settimanale, un match mi spero finalmente da tanti gol, perché appunto il Bologna gioca davvero molto molto bene, azioni davvero corali, stile quelle dell'Inter. La Lazio in questo frangente la vedo un po' più spenta a livello di bonus. Dico che è un po' sorpresa, vince Bologna 2-3, dai, partita spumeggiante. Diamo un po' di fantasia a questa Serie A. In gol Fabian, che è un gran giocatore Inter. Sì, con ancora mi pare mezzo diritto di recompra. Attenzione quindi alla sorpresa, perché la Lazio batte il Bayern, ma potrebbe scivolare col Bologna e Thiago Motta. Empoli-Fiorentina, derby toscano.
Derbissimo Toscano e finalmente Nicola è riportato un po' sulle sue sì. giuste posizioni, sono contento anche perché la situazione che ha avuto in famiglia è stata una situazione davvero toccante. Sì. Io dico che questo match si sblocca Cambiaghi, quindi dico 2-1 per l'Empoli, in gol Cambiaghi e in gol Nico Gonzalez. Attenzione anche quindi a questo risultato, Cambiaghi Nico, Udinese Cagliari. Io vedo un Cagliari un po' arrendevole ultimamente, quindi l'Udinese... Sì, è vero, si è perso, eh. Cazzo, si era ripreso Ranieri? Sì, però di fatto c'è poco costrutto in questa squadra. Gaetano del Napoli sta facendo discretamente bene, ma un Udinese davvero compatta con Cioffi. Io credo che questa possa vincere un po' fatica 1-0 da Ingol Samardzic, che purtroppo non trova pace a livello di club, insomma. E sarà anche colpa del papà, però comunque potrebbe essere che la pace la troverà alla Juventus. Sono d'accordo con te, il Cagliari perderà ancora e mi spiace, e anche se poi io il grande successo mio quest'anno era vedere il Sassuolo in Serie B, è 2 anni che spero che vadano in Serie B. Allora, Frosinone Roma, derby laziale alle 18, a te la parola. Sì, da quando è arrivato De Rossi sicuramente la Roma ha fatto meglio, anche con Feyenoord, la partita discreta, una Roma compatta, un 4-3-3 per la squadra di De Rossi. A mio avviso questa partita Baldanzi farà bene, lo spero vivamente, e anche il buon Lorenzo Pellegrini ha trovato la sua pace interiore dopo la cacciata di Mo. Quindi dico partita anche questa da gol, ma finisce 2-2. L'ultima partita non te la chiedo neanche, nel senso che Monza-Milan. Vabbè, dai, Monza-Milan, dai, lo dico io, 0-6, come finisce? No, dai, 0-3 doppietta di Loftus Cheek, che ormai è diventato capocannoniere della Serie A, e vengono a Cafò, dai, 0, no, 1-3, 1-3, Colombo, ex di turno, doppietta Loftus Cheek e Okafor, 1-3 e ritorna però Tio, attenzione in difesa. Torna cioè in difesa, quindi vuol dire che il Milan farà 2 punti, quindi comunque andrà a 55, Pioli contestato, però una buona media. Allora, siamo stati nei tempi, 7 minuti e ne hai uno tutto tuo, momento veterano. Allora, io intanto mi scuso nuovamente per l'assenza, ma appunto torniamo carichissimi e ci sono tante cose in ballo. Sicuramente a breve ci sarà anche qualcosa da impostare sull'Europeo, visto che sarà un'estate davvero bollente e quindi bisogna assolutamente stare sul pezzo. Per quanto riguarda il veterano, contenuti, nonostante questa grande fatica, ho cercato di mantenerli vivi sul canale, quindi se andate a vedere trovate tanti contenuti, anche magari di poco minutaggio, però ho voluto essere presente e, come vi dicevo forse qualche puntata fa, sto predisponendo il libro per quest'estate, Il Pigino del Fantacalcio, per avere appunto libero d'accesso da spiaggia, come dico sempre, per avere informazioni veloci e però molto molto easy, quindi... No. Spero di in primavera di uscire. Lo metterai anche su Amazon? Ci provo, però sicuramente è a disposizione in maniera veloce per chi lo chiede come sempre. Grandissimo veterano, dal cuore come sempre d'oro. Grazie, alla prossima, buon campionato a tutti, viva Maurizio Mosca che è sempre con noi e grazie per essere tornato. Viva il veterano. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao veterano. Ciao, ciao. Seguite il grandissimo veterano. Avete avuto una grande indicazione su cosa può accadere questo weekend calcistico? Vediamo un po' quante ne beccheremo. Ciao!